Giovanni Piccirilli guiderà dalla panchina il Campobasso nella trasferta di domenica a San Mauro di Romagna. Si tratta di una promozione del tecnico della Juniores ad allenatore della prima squadra che sarà, secondo la lettera del comunicato emesso dalla società rossoblu ieri, soltanto una soluzione temporanea. Dunque il Campobasso è alla ricerca di un allenatore, ma non ci sentiamo di escludere tra le ipotesi che si potrebbero configurare anche una presenza di Piccirilli sulla panchina fino alla fine del campionato con l'obiettivo di evitare la zona. Playout. Si è tenuto ieri a Somma Vesuviana un incontro tra Liberti e Vincenzo Feola, ex tecnico dell'Acragas in Lega Pro. Si è trattato di un veloce incontro di cortesia. Feola si è sentito di declinare gentilmente la proposta Campobassana in assenza delle dovute garanzie di carattere economico. La figura di tecnico calzante in questo momento storico della stagione sarebbe potuta essere quella di Carmine Rienzo, ex allenatore della Juniores Rossoblu, con ottimo profitto, ma che non è stato avvicinato dalla dirigenza Campobassana. Lo Stato Maggiore del Campobasso dovrebbe fare nelle prossime ore un summit per tenere il punto della situazione sul delicato momento a livello societario. Si stanno cercando risorse per garantire il quotidiano, dunque per cercare di fare fronte ai pagamenti correnti nel contempo. C'è da registrare un discreto passivo accumulato figlio non solo della gestione di quest'anno, ma soprattutto di quella dello scorso Campionato. Sembra altresì che le vertenze stiano continuando ad arrivare a pioggia. Da ciò deduciamo con discreta certezza che siano stati rari i giocatori della stagione passata a firmare la liberatoria alla società rosso quindi a chiudere con serenità il rapporto. Di fronte a questi rumors che non dovrebbero essere poi così lontani dalla realtà il tifoso medio del Campobasso può essere legittimamente preoccupato sul futuro oltre ad essere agitato sull'obiettivo salvezza diretta sul campo che è tutto da conseguire. Ad ogni modo gli stessi dirigenti fanno sapere in via del tutto ufficiosa di essere in trattativa per attrarre investitori nel Campobasso, soluzione questa che sentiamo ripetere da mesi senza conclusioni ufficiali. Per cui possiamo solo confidare nella fondatezza di tali voci e aspettare che venga comunicato qualcosa di positivo per le sorti della squadra di calcio. A San Mauro di Romagna, cittadina di 12.000 anime, che diede i natali nel 1855 al celeberrimo poeta Giovanni Pascoli, il campo basso non può permettersi il lusso di altre uscite a vuoto. Bisognerà cercare di ripartire dal primo tempo volitivo disputato contro il Pineto, ma soprattutto di segnare un gol. L'ultimo realizzato, dato su azione dal Campobasso risale addirittura all'11 dicembre, cioè alla rete del parziale vantaggio rossoblù contro l'Agnone segnata da Gulin, ormai un ex rossoblù. All'andata Selvapiana finì senza reti tra il Campobasso e la San Maurese, 11, ricordato pure per una buona solidità a livello difensivo. Oggi giornata importante per capire pure se mister Piccirilli andrà ad apportare delle modifiche alla formazione iniziale. Tornerà esposito. Dalla squalifica mentre dovrebbe perdurare l'indisponibilità di Kimpala che è tornato a casa per motivi di carattere familiare, buona parte del destino rossoblù verrà probabilmente deciso nelle prossime settimane. Conterà tanto la gara interna prossima contro il Castelfidardo, che precederà di qualche giorno il recupero contro la Jesina, fissato a Selvapiana per l'8 febbraio.